Studio Sera, speciale elezioni. Ben trovato Annello Pizza, candidato sindaco di Avellino per il centro-sinistra e sostenuto dal Partito Democratico e da altre sei liste. Con lui chiudiamo la sequenza che ha visto i nostri ospiti, tutti i candidati alla carica di sindaco di Avellino. Una sequenza che dal punto di vista temporale, vorrei precisarlo, è stata anche molto casuale, nel senso che l'abbiamo programmata sulla base della disponibilità e degli orari necessariamente affollati che ci hanno dato gli stessi candidati. Sei giorni alla chiusura ufficiale della campagna, otto giorni al voto. Prima di lei, Nello Pizza, sulla stessa poltroncina era seduto Vincenzo Ciampi, candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle, il quale le ha rimproverato, devo dire senza particolari asprezze ma con molta decisione, la sua mancata disponibilità per non aver preso le distanze da candidati delle sue liste indagati o anche rinviati a giudizio. Io su questo argomento credo di aver risposto a suo tempo, ho detto come la pensavo, ho detto anche che nessuno può dare patenti di moralità a nessuno, io sono un avvocato, sono un garantista per natura, per cui io credo che la decisione più giusta aspetti agli elettori. Gli elettori voteranno, esprimeranno il loro voto e poi vedremo chi sarà eletto e solo a quel punto io da candidato sindaco, e se diventerò sindaco di questa città, farò le mie valutazioni. Ecco, c'è una premessa che mi pare significativa del suo programma. Lei dice di voler essere il punto di equilibrio tra, per i cittadini e strumento di pacificazione rispetto ad un discorso pubblico che soprattutto negli ultimi anni è stato caratterizzato da scontri. La politica però certe volte vive e diventa persino un po' più adulta, certe volte nello scontro, se lo scontro è quello che intendiamo. Certo. Se lo scontro è confronto, allora è quello che mi piace della politica. Quando diventa solo uno scontro, una guerra fra bande, come purtroppo devo dire ho constatato nell'ultima esperienza del Consiglio Comunale da spettatore esterno, perché per la verità io non sono mai stato coinvolto nelle vicende politiche prima di ora, è chiaro che quello non mi piace. Ecco, quando ho detto che mi piacerebbe essere strumento di pacificazione, mi piacerebbe che la politica torni ad essere un confronto quotidiano, anche aspro, ma un confronto sulle cose da fare, sui progetti, sulle idee, e non un confronto e uno scontro esclusivamente su interessi o particolari. Ecco. Ecco, le faccio vedere una scheda che ha preparato Michela Attanasio. Visione chiara, competenza, passione e amore per la città. Avellinese, 51 anni, avvocato penalista, sposato e padre di due figlie. Nello Pizza spiega così la ricetta per far uscire Avellino dalla fase di smarrimento e disgregazione sociale in cui ha vissuto in questi anni. L'obiettivo è quello di trasmettere agli avellinesi la speranza che nuovi orizzonti e traguardi comuni sono possibili. La sua idea fondante è quella di ricostruire l'Avellino di tutti i giorni, che non viva nella permanente emergenza, restituendo decoro alla città e lavorando insieme ai cittadini per far emergere quel senso civico che oggi appare smarrito e che per crescere deve nutrirsi di quel senso di appartenenza che oggi è appannato. Coltiva la passione che non trascura per musica, cinema, letteratura e non rinuncia a mantenersi in forma. Quasi ogni giorno percorre almeno 15 km di corsa. Quello che ci aspetta, dice in questa campagna elettorale, è un po' come una maratona. Ci sarà da faticare, ma la speranza è il traguardo da tagliare per un futuro che sia all'altezza della storia della città, della quale tutti dobbiamo rinnamorarci. Ecco, Nello Pizza, ma davvero lei fa 15 chilometri oppure ha taroccato pure lei il curriculum l'ho pettinato un po'? Come si fanno a fare 15 chilometri al giorno? Oddio, oggi con il curriculum che circolano bisogna fare attenzione. No, effettivamente li faccio, o meglio li facevo negli ultimi 15 giorni, da quando ho cominciato quest'altra maratona elettorale ho dovuto purtroppo fermarmi, ma riprenderò al più presto, anche perché è una cosa che mi fa stare bene, ma mi piace davvero tanto. Lei avrà letto i giudizi dei suoi competitori sulla sua coalizione, tralascio le definizioni tendenti anche all'offesa. Trovo però molto singolare che insomma, si mette sotto accusa e sul banco degli imputati la politica che mette più persone insieme, mentre la politica che ne mette di meno di persone è quella più svincolata, più libera, più indipendente, più saggia, più onesta
e più tu. È il capovolgimento magari di concetti novecenteschi, ma la democrazia non è che la puoi datare. La democrazia è quando molte persone, più persone possibili, si mettono insieme. Lei come la vede culturalmente da questo punto di vista intanto? Io credo che negli ultimi anni assistiamo a una fase involutiva della politica in generale. C'è la tendenza all'individualismo, del resto voglio dire anche l'elezione al Consiglio Comunale col fatto di un'unica preferenza porta in Consiglio Comunale tanti individui, che poi è anche uno dei problemi per il quale poi è difficile creare coesione in Consiglio Comunale. Credo che è diventato appunto un disvalore quello che invece dovrebbe essere un valore, cioè la pluralità, il pluralismo, che è uno dei principi anche della democrazia. Io credo che più persone ci sono, più concorso di pensiero, di ragione c'è in una coalizione, più diciamo, possibilità di trovare soluzioni ai problemi ci sono. È diventato, diciamo, in questi casi si parla, quando si creano queste grosse coalizioni si parla di accozzaglia, ma in realtà noi abbiamo una coalizione politicamente non eterogenea ma molto omogenea, se non altro perché è pari pari la stessa che governa la Regione Campania. Ecco, però lei in ogni caso ha lanciato un messaggio: sarò eletto direttamente dai cittadini e avrò con i cittadini un rapporto diretto. Questo è un segnale che lancia alle liste, ai suoi sostenitori, o lo lancia perché anche i suoi sostenitori sono convinti che è questa la strada da imboccare? Mi verrebbe da dire parlare oscuro per parlare a pochi. No, in realtà io è connaturato al tipo di elezione che andiamo ad affrontare. L'elezione a sindaco è un'elezione a sindaco, si elegge prima di tutto il sindaco, quindi la persona. E quindi è chiaro che vorrei che mi fossero date tutte le responsabilità nel caso le cose andassero male, così come andassero bene, e quindi rimarco il fatto che comunque ci deve essere una persona, diciamo, al comando, fra virgolette. Ovviamente cercando di fare sintesi fra le tante realtà che accompagnano questa esperienza, però ci tengo a sottolineare il fatto che comunque poi tutto questo pluralismo deve essere ricondotto a unità, a sintesi, e questo lo devo fare io. Ecco, gli assessori con che criteri li sceglierai? Magari se pensa di fare come Mattarella, se, come pure legittimo che sia, le verranno proposti da chi la sostiene nomi e competenze che non dovesse giudicare adeguati e congrui. Ma io tendenzialmente io sono del parere che l'assessore deve avere una figura prima di tutto politica, oltre che tecnica, di competenza, ma prima di tutto politica. Credo che vada riaffermato il valore della politica. È ovvio che sulle scelte però mi manterrò assolutamente distaccato, cioè vorrei farle da solo, anzi voglio farle da solo, ascoltando tutti, ma la scelta poi delle persone credo che sarà assolutamente mia personale. È naturale che debba tenere conto delle forze politiche che mi hanno sostenuto, d'altra parte se diverrò sindaco non diventerò sindaco solo per meriti miei, questo è evidente che vada tenuto nel giusto conto l'apparato politico in qualche modo ha sorretto la mia candidatura, ma dal punto di vista delle scelte individuali quelle saranno mie assolutamente. Ecco, partiamo un po' con una serie di temi e di argomenti. Partiamo dalla macchina comunale. Lei ha detto di pensare a un city manager per farla procedere più speditamente. Ma su questo del city manager in realtà io immaginavo il segretario generale, siamo noi un po' più tradizionale, i titoli, diciamo, del segretario facciamo titoli cercando segretario di... generale, ma il senso non cambia. Ho detto più volte che voglio una macchina comunale che sia efficace, efficiente e tempestiva nelle risposte, ma che soprattutto non dia la sensazione di abbandonare il cittadino. Mi piace pensare a un'amministrazione comunale che sappia dare sempre una risposta al cittadino che si presenta con un problema e che nei limiti del possibile dia anche le soluzioni, diciamo, sostanzialmente a questi problemi. Questo passa attraverso probabilmente una riorganizzazione complessiva non solo degli assessorati, della giunta, ma soprattutto della macchina comunale. Secondo me vanno rimotivati i dipendenti, che li ho visti un po' demotivati da questo punto di vista. Io credo che nell'amministrazione comunale ci siano grandi competenze, funzionari di grandissima competenza, di grande esperienza, vanno semplicemente rimotivati e da questo punto di vista probabilmente razionalizzata anche la macchina amministrativa. La quotidianità di Avellino, lei la definisce bene, nel senso
che la definisce in maniera attendibile, descrivendola faticosa, una città piena di inciampi. Il decoro, lei dice, come priorità, in cui il verde è un po' il principale ingrediente. Sì, io la ragione per la quale a un certo punto ho pensato che dovessi essere io il sindaco di Avellino è perché non mi piaceva più la città in cui vivevo e quindi bisognava fare qualcosa per migliorare le condizioni di questa città che appaiono assolutamente degradate. Stamattina sono stato proprio con Ottavio Giordano in Contrada Quattro Grane. Immaginavo che fosse una zona difficile, ma non immaginavo quello che ho visto. E questa è l'ulteriore conferma del fatto che c'è bisogno di dare una nuova impronta alla città, ripartendo dalle piccole cose che sono le aiuole, il verde, ma in generale il decoro della città, che obiettivamente in questo è assolutamente, sembra una città da terzo mondo, con rispetto per il terzo mondo, ma è una città da terzo mondo. Ecco, un altro tema che è legato appunto alla quotidianità di Avellino, quindi alla vita, la vita dei cittadini e la mobilità. Lei ha detto di considerare una scelta non felice, un errore, aver rinunciato al parcheggio interrato di Piazza Libertà. È d'accordo con il project financing in corso per il Mercatone come sede di almeno 250 posti auto? Lei dice che se ne potrebbero addirittura ricavare di più, un finanziamento ad hoc per il multipiano Zigarelli e poi la metro leggera, che, se ho capito bene, lei ha intenzione, nel caso fosse eletto, di farla diventare il trasporto pubblico complessivo di Avellino, naturalmente modificandone la modalità per eliminare quanti più pali possibili di quelli che conosciamo e che tanto dibattito legittimo, devo dire, hanno suscitato. Una città che si muove meglio e che non finisce negli imbuti. Certo, è questa secondo me la grande scommessa della città. La mobilità parte prima di tutto paradossalmente da avere aree di parcheggio adeguate. Io dicevo, il progetto previsto per il Mercatone mi sembra molto interessante, perché al di là del fatto che preveda 250 posti auto e forse qualcuno in più, è interessante perché non è un centro commerciale come gli altri. Io ho letto il progetto, si parla di realtà come Eccellenze Campane, come Decathlon, che si stanno muovendo in questo senso, cioè sono realtà commerciali che non vanno a concorrere con quelle presenti in città, ma sono qualcosa di diverso che si aggiungono, che quindi saranno un valore aggiunto per l'economia di questa città, non danneggeranno il commercio già esistente, anzi saranno da stimolo. Ma dall'altra parte, dicevo, mi piace molto l'idea di avere delle aree di parcheggio adeguate, quindi il multipiano di via Zigarelli è un progetto da riprendere e da rilanciare sicuramente. È chiaro che non aver più previsto il parcheggio sotterraneo in Piazza Libertà ha reso poi vano sostanzialmente il tunnel, perché quel progetto era strettamente legato al tunnel, quindi credo che sia stato un errore. E d'altra parte oggi il tunnel appare come un'opera abbastanza superflua, la completiamo perché va completata, non va sprecata. La metropolitana leggera è la grande scommessa. Se riusciamo a creare una metropolitana leggera che funziona, quindi creiamo la corsia protetta, riusciamo a garantire spostamenti rapidi all'interno della città con la metropolitana leggera, noi possiamo anche immaginare uno stazionamento dei pullman che non sia più né quello di Piazza Macello, ma nemmeno l'autostazione che è in centro città, che un vecchio progetto la prevedeva al centro città. Oggi immagino che via Colombo andare a fare l'autostazione là forse potrebbe essere un suicidio. E di quella che c'è, che ne facciamo? Quella che c'è non è nostra, no? È dell'AIR. Ah, ecco, decide l'AIR. Però se riusciamo a creare una metropolitana leggera che funziona, noi possiamo anche immaginare lo stazionamento un po' fuori dal centro cittadino e immaginare poi di spostarli con la metropolitana leggera. Mi piace l'idea però che la città possa essere percorsa in pochi minuti con servizi efficienti. Sul corso che mi dice, sul corso Vittorio Emanuele, molti suoi competitor, alcuni certamente, penso allo stesso Ciampi, ma penso anche al candidato del centrodestra Morano, insomma la pedonalizzazione del corso va rivista, secondo lei va rivista con annesse zone a traffico limitato, aperture e chiusure programmate del corso, aperture e chiusure al traffico? Io credo che il corso come scelta di pedonale, strada pedonale, sia una scelta irreversibile e a mio avviso va tenuta per così, perché effettivamente a me piace tanto, mi piace molto, mi piace anche la piazza così come è stata concepita.
Credo però che vadano riviste alcune scelte drastiche, come tutte le cose estreme non mi piacciono. Allora io credo che quantomeno gli attraversamenti da Corso Europa verso Via Colombo, eccetera, quelli dovrebbero essere garantiti. Si potrebbe prevedere di non farli, di non consentirli il sabato o la domenica quando l'isola pedonale è più affollata, ma gli attraversamenti che decongestionano poi alcuni punti della città dal traffico è una cosa a cui possiamo pensare, quindi eliminate quelle ZTL che peraltro hanno creato tanto disagio, ecco, naturalmente, ai cittadini. La tesi di chi propone una rivisitazione e revisione della pedonalizzazione sul corso è attinente per esempio al commercio, di cui parleremo più avanti, ma andiamo a concludere, diciamo così, i punti della quotidianità e della qualità della vita in una città di 50.000 abitanti. I parchi, ne abbiamo di belli e importanti, ma anche di belli importanti e trascurati, per la verità. Come si fa a metterli a reddito? Lei dice naturalmente che bisogna incentivare queste attività attraverso anche la collaborazione con i privati. Potrebbero essere, sono delle grandi occasioni per la qualità della vita in questa città, a cominciare da Piazza Kennedy, Parco Manganelli, insomma abbiamo Parco Santo Spirito, abbiamo dei polmoni in cui, certo, la vivibilità, insomma, lì trova un immediato riscontro. Certo, mi viene in mente una battuta del film di Bella Vista, quando dice lo Stato non ce la fa, ecco. La città non ce la fa, il comune, l'amministrazione non può mantenere queste strutture con le risorse che ha. Sono strutture importanti, appunto, Parco Manganelli è una bellissima struttura, proprio ieri ho fatto una passeggiata con i Giovani Democratici, è una realtà bellissima, ma è evidente che lì bisogna chiedere aiuto al privato attraverso forme di collaborazione, di cooperazione che consentano un utilizzo pubblico e privato della struttura, ma è una struttura talmente bella che va tenuta, a mio avviso, bene, va tenuta bene, e questo si può fare solo attraverso una comunione fra privato e pubblico. Con quali tempi, con quale tempistica? Io abbiamo avuto la sensazione che, fermo restando la necessità di arrivare a questa sinergia con i privati, non c'è stato, capisco ci saranno stati, ma non c'è stata la dovuta, diciamo così, una accannita laboriosità quotidiana su questi temi, per cui questi parchi stanno lì, certo, e finiscono per finire ancora di più nel degrado. Penso che il sindaco di Avellino, che uscirà il 10 giugno, beh, secondo me si deve mettere mattina, pomeriggio e sera a battere su questa cosa e a cercare di risolvere una cosa per volta per quanto riguarda i parchi. Intanto passare mattina, pomeriggio e sera al parco mi piacerebbe. Ecco, sarebbe una grande cosa anche per il suo giorno. Dico che bisogna puntare, esiste il baratto amministrativo, è un istituto oramai che bisognerebbe adottare. Ad Avellino era tutto pronto per farlo, poi non è mai partito. Io credo che bisogna partire da quella là, ma poi immagino che non basti solo il baratto amministrativo. Per spiegare, ma si capisce bene, qualcosa. Offrire convenienze, esatto, ad un soggetto privato, certo, per, certo, diventare partner, certo, nella gestione di, certo, beni, ma di, guardi, beni comuni. Io ho parlato con alcuni imprenditori, insomma, quando ho lanciato la mia candidatura ho cercato di farmi conoscere quanto più è possibile, e ho trovato grande disponibilità da parte, ecco, degli imprenditori. Se dovesse essere eletto lei, certo, o altro, lo diciamo a chi verrà eletto, certo, il 12 vada dagli imprenditori, andate da chi avete contattato. Ne ho trovati tre, uno è disponibile a pulire Parco Manganelli e a tenerlo pulito, uno a tenere il parco di Piazza Macello, notizia, e un altro addirittura Via Colombo, quindi da questo punto di vista abbiamo notizia già coperto tre parchi. In realtà credo che bisognerebbe stimolare questo. Io credo che ci sono tante realtà imprenditoriali che avrebbero interesse a farsi conoscere, a farsi apprezzare. Lo scambio, appunto, con la possibilità di consentire alla città di utilizzare queste strutture in condizioni di decoro ordinario sarebbe una grande cosa, una cosa che andrebbe valorizzata e accentuata. Ecco, l'altra e ultima parola, per comodità, diciamo l'ultima parola, che attiene alla qualità della vita e quindi alla quotidianità che lei invoca come premessa da recuperare in tempi rapidissimi, sono i luoghi. Anche qui, insomma, abbiamo un patrimonio che ci è costato tanti soldi, tante critiche, anche feroci, tante insomma, opere del dopo terremoto che vanno in direzione appunto di questa qualità della vita, perché la qualità della vita in una città è anche, certo, la cultura, sono anche i luoghi dove la gente si vede per
per pensare, riflettere, divertirsi e quant'altro. E anche qui, lei come pensa di fare? Perché un po' le individuazioni ci sono, lei ha dato dei, come dire, Patria e Lavoro e la Ludoteca, Villa Mendola, Polo Enologico, l'Eliseo, Officina della Cultura, questa cosa mi piace molto. Penso anche alla Casa di Cultura Cinematografica Camillo Marino e Giacomo D'Onofrio, il convento, l'ex convento di San Generoso, dove oggi c'è la Polizia Municipale, sede di formazione. Su questo, insomma, nei prossimi 5 anni il sindaco che tra parchi, mobilità e questi luoghi riuscirà a risolvere almeno il 70% della partita, ci sarà da fargli una statua. Allora, questo per dire che il lavoro che attende il prossimo sindaco di Avellino è affatto facile. Allora, bisogna avere ambizioni nella vita. Io credo che bisogna avere delle idee, quanto più idee possibili, e cercare poi di tramutarle in realtà. Io credo che questi luoghi che abbiamo citato, che lei ha citato prima, sono luoghi che appartengono alla storia di questa città. Sono stati resi luoghi fruibili, manca la fruizione purtroppo, in questi anni non sono stati utilizzati. Abbiamo tante associazioni, tante persone che hanno interesse a fare cultura, a creare eventi culturali. Noi dobbiamo, per quanto mi riguarda come amministrazione, dobbiamo semplicemente stimolare, consentire a queste persone di fare quello che vogliono fare. E la cosa più semplice da fare, appunto, è aprire queste strutture che oggi sono tutte inesorabilmente chiuse, ed è veramente un grosso peccato, perché poi quando si organizzano utilizzate residualmente, sì, molto alle residualmente, potenzialità che poi magari si creano. Però io ho visto tanto fermento culturale ad Avellino. Quando abbiamo fatto un incontro con gli altri candidati sindaci sulla cultura al circolo della stampa, c'erano tantissime persone, tutte molto interessate, sono state lì malgrado facesse caldo per 2 ore, 3 ore ad ascoltare tutti i candidati, e quindi questo significa che c'è tanta voglia di cultura, tanto interesse verso la cultura. Allora noi non dobbiamo sprecare queste risorse. Abbiamo detto che cultura è coltivare un interesse, un sapere, e noi dobbiamo semplicemente mettere a disposizione il terreno dove coltivare, dove piantare il seme della cultura, che poi questo ce lo dovranno mettere le associazioni, i tanti volontari, tanti cittadini che hanno interesse a fare cultura in questa città. Adesso dobbiamo correre, due altri temi, due altri argomenti. Nel suo programma, nella premessa del suo programma, ho notato che rispetto alla necessità di attuare una nuova, vera programmazione delle cose che si vogliono fare, lei in qualche modo ha richiamato indirettamente per esempio Antonio Di Nunzio, siccome sono sorte anche un po' di polemiche, i candidati che richiamano, Nello Pizza lo ha fatto con molta discrezione, lo ha fatto come cittadino, e peraltro ha avuto anche il buon gusto, se così si può dire, di far riferimento ad una stagione di fermenti positivi per Avellino. La programmazione, ma io penso alle partecipate per esempio, no? Sulla quale, se non programmi, rischi di trovarti prima o poi con niente in mano o addirittura con le pive nel sacco. Lei dice le società partecipate in liquidazione, procedere. Il teatro da istituzione deve diventare fondazione, che è una variazione giuridica di non poco conto. E sull'ACS lei dice ha troppe competenze. Bisogna riorganizzarla radicalmente, prende le distanze dalle cooperative, dalla zona grigia dalla pagina grigia. Come si muoverà su queste cose che, per tornare alla qualità della vita, al funzionamento della città, sono decisive secondo me? Perché se non c'è chi raccoglie sulle partecipate, stamattina leggevo un trafiletto, forse nemmeno il sindaco ha capito bene quello che intendevo, ma comunque... io dico che sulle partecipate è un argomento molto delicato. Su alcune ci sono indagini della magistratura, altre sono effettivamente in liquidazione. Bisogna, secondo me, fare molta attenzione. Io credo che bisogna cercare di... le partecipate servono per rendere servizi alla città. Noi dobbiamo rendere servizi che siano efficienti e che appunto consentano ai cittadini di vivere bene e meglio. Quindi garantire i parcheggi, la gestione dei parcheggi, su queste cose qua io mi auguro di non dover tornare al passato.
quell'esperienza ormai è chiusa, mi sembra che quella attuale sia una buona esperienza, va rivista, va migliorata, secondo me su questo si può lavorare, anche perché insomma, mi sembra che funzioni abbastanza bene, il Comune trae grandi risorse da queste attività di parcheggio, quindi su queste cose mi sento di dire che dobbiamo proseguire su questa strada, fermo restando che però io continuo a immaginare che tutte queste attività, se c'è la possibilità di ricondurle a criteri di economicità, questo va fatto e questo vuol dire quindi che in questo senso mi aspetto il contributo di tutti. Se c'è la possibilità di aprire al privato per alcune esperienze, per certe cose, non sarà certamente da demonizzare questo aspetto, perché molte volte il privato rispetto al pubblico ha la caratteristica importante dell'efficienza e dell'economicità che purtroppo, devo dire, nel pubblico da solo non c'è. Non ce la fa. L'urbanistica, un po' tutti con una diversa... con diversi accenti, dicono che il piano urbanistico comunale Gregotti-Cagnardi, c'è chi dice che ne va rifatto uno nuovo, c'è chi dice che va rimodulato e riattualizzato. Lei, e sono quasi tutti d'accordo sul fatto che non bisogna continuare a utilizzare suolo per costruire, riqualificare, rigenerare. La sua idea intanto qual è sul PUC? Va rifatto un PUC per Avellino oppure va rimodulato? Tendenzialmente sì, basta stravolgimenti, insomma abbiamo fatto tante volte, abbiamo fatto e rifatto troppe volte. Credo che oramai una strada è stata individuata, è stata scelta, io credo completiamo questo percorso. Probabilmente è chiaro, come tutte le cose sono perfettibili, qualcosa bisognerà fare, però credo che l'impostazione sia comunque giusta, sia quella migliore, almeno per quello che mi riguarda. Io proseguirei su questa strada con degli adeguamenti possibili, le perequazioni al fine del sistema che ha funzionato vanno rese un po' più appetibili per i privati, d'altra parte se non è così non funzionano, però insomma questo è un altro discorso. Infine il commercio, avvocato Pizza, vabbè, il tavolo permanente, una programmazione annuale di eventi che funzionano da attrattori, ma anche, qui ritorna il tema della mobilità agganciata al commercio, navette elettriche, Mercatone, Viale Italia. Mobilità e il commercio è strettamente legato alla mobilità, è chiaro. Se noi favoriamo la mobilità, consentiamo che tanta gente viene in città e quindi il commercio ne trae beneficio. L'idea del tavolo è semplicemente per dire che esiste già la Consulta, che però non ha mai decollato, quindi bisogna rilanciarla, è sostanzialmente la stessa cosa. Confronto continuo fra commercianti, amministrazione, consumatori, per trovare soluzioni che siano quanto più possibile condivise. Su questo chiaramente non si può prescindere, non è pensabile che l'amministrazione imponga delle regole senza la condivisione, non è immaginabile che si facciano programmi solo sulla base delle indicazioni dei commercianti, bisogna contemperare come sempre tutte le esigenze, ma assolutamente qualunque programma verrà stilato deve essere condiviso per quanto più possibile fra le organizzazioni presenti, sia esse dei consumatori che dei commercianti. Telegraficamente, avvocato Pizza, come finisce? Si andrà al ballottaggio? Ci sarà un vincitore al primo turno? Speriamo. Tecnicamente i santoni, i maghi di sondaggi e scrutamenti elettorali mi dicono che non sarebbe possibile, perché passare al primo turno significherebbe vincere con 18-20 mila voti, ma insomma poi sappiamo che le previsioni sono fatte per essere smentite in ogni caso. Non so quanti, speriamo di vincere al primo turno, come si dice, ma credo che sia, non è difficile o comunque insomma è complicato, però i numeri per vincere al primo turno ci potrebbero stare. Se non altro per risparmiarci altri 15 giorni di campagna elettorale che sono davvero, non ero abituato e sono davvero faticosi, ma al di là di tutto è chiaro che la coalizione così ampia è stata anche dettata dalla volontà di cercare di vincere al primo turno. Credo che sarebbe chiaramente per noi un grandissimo risultato. Se questo non accadrà, insomma, ci affronteremo. Teme il voto contro del ballottaggio, cioè chi vota altri, ma anche parecchio distanti da sé, pur di far perdere quello che si considera il principale avversario? Ma io personalmente nella mia vita non ho mai fatto nulla contro qualcuno, cerco sempre di fare qualcosa pro, quindi è una logica che non riesco nemmeno a concepire. L'ultima cosa, avvocato Pizza, è più facile convincere un giudice
in un'aula di tribunale oppure il cittadino per, al quale si chiede il voto, il consenso? Ma il voto e il consenso è legato molto a fattori emozionali, il giudice invece è molto più razionale, quindi da questo punto di vista è sicuramente più facile convincere un giudice. Ecco, bene. Avvocato Pizza, io la ringrazio molto per essere stato nostro ospite e per aver chiuso questa galleria di Studio Sera Speciale Elezioni che abbiamo dedicato con queste interviste a tutti i candidati alla carica di sindaco di Avellino, gli 8 candidati alla carica di sindaco di Avellino. La ringrazio, buon lavoro, resta poco, potrà fare sindaco, insomma, comunque lei non rinuncerà ai 15 km al giorno, sarà un po' difficile se dovesse... Se dovesse, va bene. C'è sempre il tapirulando. Ecco, grazie. Grazie a Nello Pizza, grazie ai colleghi che hanno lavorato con noi a questi speciali Studio Sera, Michele Attanasio, Alfonso Tarantino, Francesco Rinaldi, Vincenzo Trombetta, la regia di Silvana Picariello e l'organizzazione e la regia di Emanuele Angheloni. Vi ringrazio per averci seguito anche stasera con Studio Sera. Ci vediamo martedì, come al solito, alle 22 su Prima TV e alle 24 su Telenostra. Arrivederci e buon fine settimana.